Vi presento Rocco Anzaldi, candidato a sindaco con Movimento per Mazzarino. Salve, signor Anzaldi. Grazie. La prima domanda è perché si sta candidando a sindaco per Mazzarino? Beh, questa è una bella domanda. Perché lo sto facendo? Lo sto facendo per due ragioni in particolare. Uno, perché mi pare che in questo momento ci sia bisogno di una carica di passione e di competenza professionale particolarmente elevata, perché il comune di Mazzarino non va bene in questo periodo, specialmente in questi ultimi anni. La seconda cosa è che perché mi piacerebbe creare le condizioni perché una nuova classe dirigente fatta di giovani, donne e uomini di buona volontà possa prendere le redini di questo paese. E in questo momento siamo in un momento di passaggio che in qualche maniera definirei epocale. Cioè si sta proprio cambiando pelle e quindi io ci sto provando per dare una mano bianca. Va bene, adesso le chiedo qual è il programma elettorale a grandi linee. Programma elettorale a grandi linee, bisognerebbe parlarne parecchio, lo stiamo costruendo proprio in questi giorni, incontrando uomini, donne, associazioni, imprenditori, stiamo incontrando un po' tutta la città su temi particolarmente importanti. Noi dobbiamo costruire la Mazzarino del futuro tenendo conto dello stato di crisi in cui stiamo vivendo in questo periodo, non solo la crisi, diciamo così, mondiale, quindi anche quella nazionale, ma proprio la crisi del nostro comune. Allora, il primo punto di questo programma che stiamo preparando c'è intanto un riassetto dell'ente locale. Un riassetto non solo dal punto di vista finanziario, già indispensabile. Noi abbiamo un bilancio malmesso, molto malmesso. Non abbiamo una lira, abbiamo molti debiti e non c'è la possibilità appunto oggi di trovare denaro da nessuna parte. Però la questione riguarda anche una riorganizzazione completa dell'ente locale. Io le faccio solo un esempio. Il comune di Mazzarino in questo momento ha circa 160 dipendenti. Per un rapporto dipendenti-cittadini che credo attorno a 79-80, cioè un dipendente ogni 79-80 cittadini, una cosa enorme. È una cosa enorme che costa parecchio al comune e ovviamente non possiamo pensare di licenziare persone, anzi, dobbiamo in qualche maniera tener conto del fatto che c'è una larga fascia di precariato che va inserita nei ruoli comunali. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna risparmiare quanto più è possibile, facendo delle scelte particolari dal punto di vista della politica del personale per quanto riguarda il bilancio, e soprattutto inventare il lavoro per queste persone, cioè fare in modo che siano produttive le unità lavorative che abbiamo al comune di Mazzarino, non improduttive, come può essere che siano in questo momento. Quindi il risanamento del comune deve diventare un problema a 360 gradi, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del lavoro costruttivo. Si devono intraprendere una serie di strade che riguardano la costruzione di servizi reali per la città. Io mi riferisco a servizi che riguardano sia, diciamo così, l'assistenza sociale, fra virgolette, e in generale, ma servizi soprattutto anche a settori produttivi. Ad esempio, tutta questa storia dell'edilizia, dell'urbanistica, vanno riviste e riorganizzate in maniera nuova e diversa. Il rapporto cittadino-istituzioni deve essere garantito dal punto di vista delle regole, certe, per cui l'istituzione non deve danneggiare i tempi dei cittadini per una concessione edilizia, non può passare un anno, devono passare settimane, non un anno. Dal punto di vista delle imprese questo è ancora più pregnante perché ovviamente il costo del denaro aumenta sempre di più e il tempo che passa significa mettere in ginocchio le imprese anche dal punto di vista economico. Poi le grandi linee di intervento, il comune non dà posti di lavoro e non dà soldi, il comune è un centro di interesse sociale per la città, allora deve ritornare ad essere il posto dove si discutono i destini e i progetti della città, anche dal punto di vista del privato. Cosa voglio dire? Ad esempio, io individuo due grandi temi di intervento per quanto riguarda proprio l'intervento nel sociale dell'ente locale. L'agricoltura e il turismo.
comune non ha competenze particolari, però il comune mette a disposizione progetti, mette a disposizione idee, crea associazioni per fare in modo che in queste due linee di intervento si possano fare una serie di scelte particolari. Ad esempio, creare delle filiere produttive molto ben controllate nel settore agricoltura. Pensate un po' per un momento che cosa significherebbe per Mazzarino creare una filiera che riguardi gli ortivi, ad esempio i peperoni, che è una cosa che conosciamo tutti, la nostra è una zona vocata, se ne fanno tanto ogni anno e così via. Quindi dalla immissione in terra del prodotto, quindi dalla scelta delle sementi, alla fine, quindi anche al packaging e all'inserimento nel mercato, il Comune può dare una grossa mano d'aiuto attraverso studi, attraverso ricerche, attraverso la creazione di forme associative di produttori e soprattutto mettendo in movimento anche il mercato. Abbiamo già una struttura esistente che non capisco perché non è stata mai aperta, ma mettendo in collegamento questo mercato con i mercati, ad esempio quello di Vittoria, ad esempio altri mercati regionali che hanno già un loro percorso già stabilito, potremmo dare una grossa mano ai nostri imprenditori agricoli. Un'altra questione ad esempio riguarda il turismo, io vado solo per schemi così, altrimenti il discorso sarebbe troppo lungo. Per quanto riguarda il turismo, mi piacerebbe ad esempio riprendere quello che già nel 93 facemmo col Consiglio Comunale di quell'epoca, che era il cosiddetto progetto turismo, cioè un'idea dovuta alla riqualificazione completa di tutto il territorio. Non solo del territorio comunale, io sto parlando di territorio, per territorio intendo la zona sud della provincia di Caltanissetta più gli inserimenti nella zona, nella provincia di Enna e di Catania. Che cosa voglio dire in sostanza? Un progetto di sinergie fra pubblico e privato, che il pubblico mette a disposizione i monumenti, le bellezze architettoniche, le bellezze paesaggistiche. Considerate fra l'altro che ormai il mare per noi è vicinissimo, i palermitani ci mettono di più ad andare a Mondello, mentre noi ci mettiamo circa 20 minuti ormai per andare a mare con questa strada meravigliosa che hanno fatto, quindi è possibile anche l'interscambio collina-mare e così via. È una sinergia fra pubblico e privato, dicevo, il pubblico mette monumenti e bellezze a disposizione, quindi tenendole aperte, ristrutturando quello che c'è da ristrutturare, creando delle occasioni anche culturali di intervento, mentre il privato che poi sarebbero gli albergatori, sarebbero i pasticceri, sarebbero tutto quello che gira intorno al settore turismo, metterebbero a disposizione la loro struttura. Questo attraverso un consorzio che praticamente stabilisca delle regole di base, uno statuto particolare uguale per tutti, con dei bollini di qualità, per cui noi potremo offrire pacchetti turistici completi, interi, anche per diversi giorni, anche per più di una settimana, considerando che abbiamo appunto il mare, la collina e così via, pacchetti turistici che ci consentirebbero di mantenere vivo il turismo in questo territorio per praticamente tutto l'anno. Basta rispolverare in questo senso l'idea dell'itinerarium Antonini, che fu un pezzo di storia del nostro territorio, partendo, non so, voglio fare degli esempi così, dalle mura di Gela, le mura archeologiche di Gela, la zona archeologica di Gela, per passare alla nostra Sofiana e Buponia, per poi andare alla Villa del Casale di Piazza Ermelina. Sono tutti itinerari, percorsi che studiati e soprattutto messi a disposizione dei turisti, quindi degli operatori turistici in questo caso, potrebbero dare non solo opportunità culturali rilevanti, ma potrebbero dare soprattutto reddito.